Tevere Città di Castello sulla Sir Safety Perugia nel Superderby regionale in un pala evangelisti gremito. Vediamo il servizio di Giulia Monaldi. Grande successo per il derby 1 della pallavolo maschile di A1. Al Pala Evangelisti di Perugia successo bianco-rosso dell'Alto Tevere Città di Castello, che chiude la regular season battendo 3-2 la Sir Safety Perugia. Una gara entusiasmante, arbitrata da una coppia perugina, coppia sul campo ma anche nella vita. Gli arbitri infatti sono sposati. I parziali 22-25, 25-17, 20-14-16, in 4.000 sugli spalti. Match vivace, ma il risultato ha punito i ragazzi di Kovac. Bravi loro, cattivi noi, spero che ci rifaremo. Comincia playoff, spero di recuperare tutti. Grande concentrazione dei tifernati che si aggiudicano i primi due set. La Sir Safety recupera al terzo e al quarto. Il tie-break premia il team di Radici. Siamo molto contenti perché naturalmente è una vittoria di prestigio e che si fa chiudere la stagione regolare con 11 vittorie, un risultato insperato. Come all'andata, Perugia è battuta ma rimane terza. Ora si ricomincia con i playoff scudetto giovedì 27 marzo con le gare Sir Safety Cuneo e Piacenza Altotevere.